Cilento TV. Sono stati tre giorni bellissimi, come al solito il meeting riesce a raccogliere spunti che travalicano la musica, che vanno oltre la musica. C'è stata, oltre alla tantissima buona musica, gli aspetti culturali che non mancano mai. C'è stata anche una tranquillità nella gestione di questi tre giorni. Devo dire che oramai il format funziona. Parlavo poco fa con Don Gianni Citro, mi diceva che lui oramai ha tutto sotto controllo, la gestione di quello che succede nel palco, la gestione di quello che succede all'esterno, la gestione delle attività culturali. Hanno tutti questi aspetti, questi segmenti, hanno chi li gestisce, nel migliore dei modi. Da parte nostra, da parte del Comune di Camerota, devo dire che tutto ha funzionato nel migliore dei modi, e per questo voglio ringraziare tutti coloro che si sono adoperati, dai vigili urbani, da Cilento Emergenza, dalle funzioni del COC, del centro operativo comunale che abbiamo attivato con le sinergie con i carabinieri, con la capitaneria di porto e con tutti coloro che devono garantire il miglior funzionamento della logistica, quindi l'ordine pubblico, la viabilità e tutto quello che occorre per fare di una manifestazione fatta bene l'esempio migliore per poter attraverso gli eventi garantire anche diciamo dal punto di vista turistico il full da parte delle strutture turistiche, non solo, anche da parte degli appartamenti. Ecco, quando noi diciamo che questo comune è maturo per avere i grandi eventi e per gestirli nel migliore dei modi, diciamo la verità. Questa è una location che, oltre ad avere oramai anche un'apertura per il cinema, essendo quest'anno stato sperimentato Camerota, Marina di Camerota come set cinematografico, ha la location, la cultura, tutto quello che necessita per fare grandi eventi, e il meeting lo è da 20 anni.